Look at you, and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Ciao a tutti e bentornati! Allora, eravamo tutti in apprensione per l'inizio di questo processo che, nato su YouTube tra live e video contro, è finito poi in un'aula di tribunale. I due protagonisti della vicenda, cioè Chiara e Giuseppolo, avevano la prima udienza il giorno 25 gennaio, giorno che andava a coincidere con la data del terzo anniversario di matrimonio dei nostri due VIP milanesi, Chiara e Davide. Ora, come lo vogliamo interpretare? Capriccio del destino? Coincidenza? E chi vuol dirlo? Bene, nel frattempo che voi date una vostra personale interpretazione alla faccenda, io vado con il titolo del video che andiamo a commentare oggi, che è Ecco come è andata in tribunale. un video che inizia subito in una maniera alquanto tragica perché c'è Davide che da un lato sembra avere un gatto sulla testa e dall'altro assomiglia tanto a quel cane che era diventato famoso in Drive In, come si chiamava? Asfidanker. Solo che l'unica differenza tra di loro è che Asfidanker era biondo. <ride> Ma che te possino, Davide. <ride> Dico io, ma ci si può presentare in quelle condizioni. Il figone ci racconta che hanno dormito pochissimo, ma non per quello che state immaginando voi, perché il pensiero di doversi recare in tribunale li ha tenuti svegli e in ansia per tutta la notte e solo intorno alle 6 di mattina sono riusciti a riposare un po'. Al momento Chiara dorme ancora e lui invece incomincia a prepararsi. L'indirizzo del tribunale l'ha già cercato e trovato grazie a Google Maps e quindi si può concedere anche un rilassante caffè. Poi, una volta che lui sarà pronto, andrà a svegliare anche la Chiara e stamattina in maniera molto delicata, dato che è anche il giorno del loro anniversario. Le dice, dai Chiara, tirati su, in cucina ci sono i bomboloni. E lei, levati subito dalle palle che devo aprire una live busta e ci ritroviamo. In cucina dove Davide si sta preparando il caffè. Ora cosa ha fatto? Per risparmiare qualche secondo, la capsula all'interno della macchinetta l'aveva già inserita la sera prima, cioè ieri sera, la sera prima che faceva il vlog. Eh, adesso è 27 allora tre giorni fa l'aveva inserita. Si è anticipato di tre giorni ecco, Dio buono che mal di testa! Quindi, una volta preparato il caffè è pronto, lui lo beve in nostra compagnia. E tra un sorso e l'altro si dice dispiaciuto di questa mh, drammatica, tragica coincidenza. c'è la prima udienza che cade proprio nel giorno del loro terzo anniversario di matrimonio, ma d'altronde. Prima o poi, sta cosa doveva iniziare. Prima incomincia, prima finisce. E torna sul fatto che sia lui che Chiara si sentono ammantati da quest'ansia che li pervade. Ma è sicuro che non appena finisce l'udienza, loro usciranno da quella porta e si lasceranno alle spalle tutta la. La visibilità? No. La popolarità? Neanche. Eh, che cazzo era? Ah, la negatività, ecco. Adesso però ci saluta perché ha da finire di prepararsi e poi deve svegliare la Chiaretta. Poi il testimone passa proprio alla nostra Chiara che direttamente dai corridoi del tribunale riprende il vlog. In attesa di Davide. E' indostata Davide ancora all'entrata nell'area controllo. Dopodiché hanno da cercare l'aula numero 1, dove si svolgerà il tutto. Brevissima panoramica di loro due che percorrono il lungo corridoio, poi il video si interrompe. Oddio, l'hanno arrestati! Ma no, cosa dite? Il video riprende da casa con Davide seduto comodamente in balcone con meno 20 gradi che fuma la sua sigaretta, già pigiamato e capello selvaggio. E cosa ci racconta il nostro Davide? Che la loro permanenza al tribunale è stata veramente molto breve. Perché? Perché la controparte, cioè Giuseppe e Veronica, non si sono presentati. E quindi per ora nulla di fatto. Ne approfittano per recuperare qualche oretta di sonno. E poi il vlog riprende dal giorno dopo, con loro tre, cioè Davide, Luciana e Chiara, in auto. Perché? Perché sono stati al Fiordaliso dove Luciana ha ritirato un regalo che le era stato fatto ed in più ha comprato un bel po' di libri nuovi. Libri che commenterà a breve con voi nel corso delle sue live culturali, che voi tanto amate. Ecco, auguri dunque. E ora, già che ha un po' di tempo, ci fa un riassunto di tutto ciò che è successo al tribunale. E allora, loro sono arrivati all'aula designata, hanno visto nella lista fissa sulla porta i loro nomi ed hanno atteso che qualcuno li convocasse. Però è successo che né Giuseppe né il suo avvocato si sono presentati. Il giudice ha anche posticipato di un quarto d'ora l'udienza, pensando in un ritardo della controparte, ma passato il quarto d'ora, passati 20 minuti... La situazione non è cambiata e dunque il giudice non ha potuto fare altro che rimandare l'udienza ad un'altra data. Dice sì, ok, ma che data? Beh, eh, secondo me è il 14 febbraio, quando cade San Valentino. Ecco, per restare in tema. Durante l'attesa per l'arrivo della controparte, il giudice ne ha approfittato per chiedere a Chiara se era interessata a chiedere un risarcimento economico a titolo morale. Ma pare che Chiara abbia risposto che lei era solamente interessata a mantenere intatta la sua sicurezza e soprattutto quella dei suoi familiari. Il giudice ha chiesto inoltre se la sua intenzione era quella di portare avanti questo procedimento perché avrebbe potuto anche metterci un punto lì seduta stante. Ma Chiara ha risposto. Che la sua intenzione era di arrivare fino alla fine, quindi a una sentenza definitiva di questo procedimento contro il suo ex amore, ex compagno, ex amante, ex tutto. Quindi, preso nota di tutto, il giudice fissa la data per la nuova udienza, che sarà comunque a breve termine a febbraio beh quindi non c'è neanche da aspettare più di tanto insomma dato che siamo già al 27 gennaio manca davvero poco il suo vlog è in conclusione e Chiara ci tiene a sottolineare che sa benissimo che in giro per YouTube stanno facendo scommesse sulla storia del suo processo ora onestamente io sta cosa manco la sapevo cioè l'ho appresa ascoltando lei nel suo vlog e non so e non riesco neanche a immaginare che ha fatto una cosa del genere dato che la dama ha deciso di non parlare più di Chiara quindi escludiamo la dama. Critiche costruttive? Assolutamente no. Quindi non lo so chi è. Informatemi voi, casomai, nei le, me aggiornate eh, mediante commento proprio sotto questo favoloso vlog. Bene, e questo è tutto per quanto riguarda la, la storia del tribunale nonché dell'udienza saltata. Ma nello stesso giorno, stemperata la tensione per l'udienza, hanno deciso di festeggiare lo stesso il giorno del loro terzo anniversario di matrimonio. Come? Cosa hanno fatto? Cosa hanno detto? Cos'è successo? Bene, lo scoprirete solo guardando il mio prossimo riassuntone. Anche perché onestamente non ho ancora recuperato neanche io il video, quindi non saprei neanche cosa dirvi in merito. Detto questo, per il momento è davvero tutto. Quindi entro oggi cerco di recuperare anche il video dove hanno festeggiato questa ricorrenza speciale per il loro amore. E non mi resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Dice quale sarà? Beh... Sveglia, forse quello che hanno fatto all'anniversario? Beh, vediamo. Bene, e con questo vi auguro buona continuazione di giornata e un bacio a tutti da così.